Valeria è una new entry, in questo momento rappresenta uno degli sponsor che è Puglia Software, non conosco chi sia. Vagamente. Per cui, visto e considerato che lei è una new entry, io le farei un caloroso applauso. Ti lascio il giraslide, allora sì, destra, sinistra, poi se vuoi puntare su qualcosa premi. Una domanda, Andrea, è a tra pochetto questa cosa qua? Non lo so, io l'ho lasciato carta bianca, poi... No, tu eri rimasto la foto, allora io oggi rappresento l'associazione Nodo Italia. Io volevo farmi vedere di persona, la foto non sono vende. Responsabile del... Ok, sono team leader dell'analisi funzionale di Apulia Software. Innanzitutto grazie per essere venuti finalmente in presenza tutti quanti. Chi vuole un caffè? Alzi la mano. Io. Ok. Immaginate quindi di entrare in un bar. È magari il vostro bar preferito, dove c'è il vostro barista che vi coccola. E dove non soltanto entrate per il caffè, ma il caffè è un momento in cui riuscite a staccarvi dalla vostra frustrazione quotidiana, la moglie, il marito, i figli, il capo e chissà quanto. Però quel momento, quello del caffè, è un momento in cui vi isolate da tutto e da tutti e vi prendete per voi stessi, che siate in compagnia o che siate da soli, è un vostro momento. E allora arrivate nel bar, arrivate al bancone, dite: buongiorno, vorrei un caffè per favore. Il barista vi guarda, vi accoglie con un sorriso fantastico, mascherina permettendo ovviamente, e poi comincia a mettervi sul bancone il piattino, vi mette anche il cucchiaino a portata di mano e poi vi dà le spalle e comincia a prepararvi il caffè. Voi cominciate a sentirne il profumo, l'aroma, il vapore che esce dalla macchinetta, quella sensazione che vi fa veramente allontanare da tutto e da tutti. Siete lì, siete voi ed è il vostro momento. Non volete nient'altro, solo un caffè. Il barista finisce, prende la tazzina e ve la mette sul piattino. Ecco, finalmente vi godete il caffè. Indice, medio, via, giù. È perfetto, è il vostro momento, siete contenti, finalmente avete preso il caffè. Uscite dal bar soddisfatti perché avete avuto il vostro caffè, perché il vostro barista ha finalmente raccolto e ha realizzato un desiderio, quello del caffè. Il giorno dopo però vi trovate in un'altra città o in un'altra zona della vostra città o semplicemente volete cambiare bar. Volete avere un'altra esperienza? Allora andate di nuovo in un altro bar, arrivate. Buongiorno, vorrei un caffè. E il barista, come sempre, sorriso smagliante, sempre mascherina permettendo, vi accoglie, vi mette sul bancone il piattino, vi mette il cucchiaino a portata di mano e, come sempre, vi dà le spalle e comincia a prepararvi il caffè. Di nuovo quella sensazione. Quel profumo, quell'aroma, quella familiarità di quel momento. Sapete che quel barista sta per finalmente esprimere un vostro desiderio, che è quello del caffè. La macchinetta comincia a fare il suo vapore, comincia a gorgogliare, esce il caffè dalla macchinetta e finisce nella vostra tazzina. Finalmente il barista finisce, vi dà il caffè, ve lo mette sul piattino e voi dite: ah, ecco, è arrivato. Sempre indice, pollice, e state per mettere la tazzina del caffè verso la bocca, ma ad un certo punto il barista comincia a smanettare lì sotto ancora sul bancone e vi mette vicino al vostro piattino. Non c'è più, è sparito. Ci dovrebbe essere un cioccolatino. Bravo, se lo sono già mangiato, va bene. Ora, quanti di voi amano il cioccolato? Per forza, vi arriva il cioccolatino vicino al caffè, gongolate, non potete fare altro, cioè il cioccolatino col caffè è il top.
e in quel momento realizzate che quel barista, per quanto sia nuovo, è un barista che non solo ha realizzato il vostro desiderio del caffè, ma vi ha dato un quid, vi ha dato quel qualcosa in più che voi non avete chiesto, ma che lui ha colto e che ha voluto realizzare, un vostro desiderio nascosto, il cioccolatino. Questo è un po' lo spirito di noi analisti funzionali. Qui ci sono moltissimi nerd che vedono codice dappertutto. Io il codice non lo vedo, purtroppo, però sono un analista funzionale. Quindi cerco di cogliere quelli che sono i desiderati dei clienti, ma cerco anche di dare quel cioccolatino in più. Ebbene, l'analista funzionale, e lo dice il termine stesso, il concetto stesso, non fa altro che... Non so perché non stanno funzionando le slide. Non funzionano le slide, comunque. Proverò a descrivervele. L'analista funzionale non fa altro che analizzare i desiderata dei clienti e ottenere quella che è il risultato funzionale in più. Quindi quel cioccolatino, quel desiderio nascosto che hanno i vostri clienti. Allora, cosa facciamo noi analisti funzionali? Sicuramente la prima cosa che viene fatta, nel nostro caso dal nostro manager del commerciale, Andrea Cometa, la prima cosa che fa è, sperando che funzioni, la conferma di un contratto. Il contratto viene confermato, lui lo passa a noi e noi cominciamo a prendere il primo contatto col cliente. Quindi c'è un'apertura del progetto, suo duo ovviamente, e la prima cosa che facciamo noi analisti è contattare il cliente. Il contatto col cliente ci dà la possibilità di compilare quella che è la gap tool, quindi una gap analysis di tutti quelli che sono i desiderata del cliente, il nostro caffè. Ascoltiamo tutto quello che vuole, cerchiamo di capire, di interpretare. E ovviamente poi c'è una creazione di task e milestone all'interno di Odoo in virtù della gap analisi. Poi c'è un momento di brainstorming, questo momento magico, perché in quel momento preciso cominciamo a pensare a quello che vuole il cliente e a quello che potremmo fare di più per lui e quindi il nostro cioccolatino. In questo brainstorming, dove buttiamo giù tutte le nostre idee, molte volte cerchiamo anche di chiedere il consulto dei nostri tecnici, altro pilastro fondamentale di questo processo, che per fortuna ci sono loro, vero Ciro? Dove è andato a casa, vedi? Ok, adesso vi do un caso studio. Il caso studio di questo cliente, come potete vedere, attrezzature e arredi cimiteriali. E con questo cliente lui ci ha chiesto un po' di cose. E tra queste cose la prima cosa che ci ha chiesto è stata: ok, vorrei, siccome faccio anche noleggio di attrezzature, lascio a voi l'immaginazione di quali attrezzature, vorrei collegare i serial number dei miei prodotti con i clienti, perché voglio trovare un match veloce. Ok, abbiamo iniziato a mettere su qualcosa che mettesse insieme queste due cose, però abbiamo cominciato a ragionare. Va bene, il serial number, ma insieme al serial number e il cliente cos'altro possiamo far collegare? Possiamo far collegare il prodotto di quel cliente, quindi io cerco il prodotto e vedo qual è il cliente e qual è il suo serial number. Voglio vedere ancora di più, voglio avere la possibilità di cercare anche lo stato di produzione di quel prodotto. Bene, mettiamo in piedi anche questo. Parto dal serial number, vedo il prodotto, vedo la produzione, vedo il cliente, tutto collegato, tutto rintracciabile con una sola ricerca. Voglio ancora di più. Questo cliente fa degli abbonamenti, ok, allora mettiamo in collegamento anche gli abbonamenti. Gli abbonamenti portano anche al field on service, perché questo facilita ovviamente vedere qual è lo stato di ammortamento, come abbiamo detto prima, e quindi la possibilità di fare anche della manutenzione. Tutto questo è stato il nostro cioccolatino. Siamo partiti dal caffè, serial number cliente, e siamo arrivati a tutto questo in un'unica ricerca. Quindi basta vedere con una sola cosa
tutto quello che c'è intorno, è tutto collegato. Il cliente è stato estremamente entusiasta. Abbiamo raggiunto più del nostro obiettivo. Ok, qualcuno ci può chiedere, ma come fate a pensare tanto da arrivare a dei risultati così alti? Non è solo un fatto di organizzazione. Immaginate quando voi state lavorando, siete talmente concentrati su qualcosa, poi vi arriva un push. Hai 2 minuti, il collega, arriva il capo, hai 5 minuti, 30 secondi. È la cosa peggiore, non sono mai 30 secondi, è vero? Bene, appuntamenti online che fornisce Odoo. Servizio banalissimo, standard di Odoo, fantastico. Vai su appuntamenti online, ti dà la possibilità di vedere uno slot. Mi potete interrompere solo in quelle giornate e in quegli orari. Prendete un appuntamento e io in quell'ora, in quella mezz'ora, mi dedico a voi. Tutto il resto del tempo lasciatemi stare, perché in quel momento devo produrre. Devo produrre tanto, perché devo arrivare all'obiettivo del cliente. A questo serve. Ed è proprio questo che ci dà poi la possibilità, visibilmente anche, di vedere l'appuntamento fissato. E questo ci dà la possibilità quindi di concentrarci veramente sul cliente, non di divagare, non di essere presi distratti da tutt'altro. Concludo banalmente con una citazione che ho trovato molto interessante online. Un cliente può andare via perché ha trovato un'offerta vantaggiosa, anche se il vostro servizio è altissimo, ma quel cliente può tornare da voi grazie al vostro servizio. Ma se il vostro servizio è scadente e il cliente va via, non tornerà mai, neanche con un'offerta più vantaggiosa. Grazie. Complimenti. Poi mi fai conoscere il tuo titolare? Senz'altro. È uno quasi in gamba. È mai un bullo. Un bullo. Ci sono domande per Valeria? E perché siamo arrivati alla pausa cioccolatino col caffè e quindi a questo punto non l'abbiamo preso a pranzo. C'è una domanda. No. Attenta, rifletti prima di rispondere, quello è pericoloso. Roberto. Vai, voce. Noi usiamo un tool che ci è stato fornito da Odoo, che è un file Excel al momento, ma quel file Excel viene trasformato in quelle che sono le task e le milestone in Odoo, nel modulo progetti banalmente. Viene fatta l'importazione? No, perché molte volte quello che noi realizziamo su quel file Excel sono brevi descrizioni di quello che è la necessità del cliente. Nel momento in cui diventano task, nel momento in cui diventano milestone, viene data più corpo a quello che è la task, perché quella task poi passa ai tecnici, quindi devono capire bene cosa deve essere fatto. Quindi è più dettagliato all'interno di Odoo. Potremmo pensarci, per il momento non ci abbiamo riflettuto, non l'abbiamo trovato funzionale per noi. Il tool come? Mindmap. Lo usavo, ma quando ero piccolo, poi dopo faccio fare a loro e quindi non mi interessa più. Cambia azienda. Va bene. Ci sono altre domande? È il momento del caffè. Facciamo un applauso a Valeria.